Amici di Nerd Games, bentornati per una nostra nuova video recensione. Quest'oggi parleremo di un grande classico dei giochi in scatola. Qualcuno di voi forse l'avrà già riconosciuto grazie al suo aspetto inconfondibile, altri invece magari lo avranno solo sentito parlare e altri ancora ne conosceranno tutti i segreti. Stiamo parlando di Santorini, board game da 2 a 4 giocatori distribuito in Italia da Cranio Creation. Partiamo subito osservando i contenuti che ci sono all'interno del gioco creato da Gordon Hamilton. Troviamo la piattaforma su cui poi si andrà a giocare, ricreando l'isola di Santorini, i vari pezzi per poter costruire le abitazioni, situati su 3 livelli, base, primo livello, ultimo livello e infine la cupola. Poi troviamo le nostre pedine, sono 6 pedine di 3 colori, 2 azzurre, 2 grigio scuro e 2 grigio chiaro che noi abbiamo lasciato all'interno della confezione e infine 30 carte divinità che potete trovare sparse qua e là sul nostro tavolo di gioco. Come detto, Santorini è uno dei giochi più famosi, più noti nel mondo dei giochi in scatola. Questo perché? Perché nasconde delle regole estremamente semplici, ma estremamente varie grazie anche appunto all'utilizzo di queste carte di divinità. Ora andiamo ad analizzare più da vicino come si gioca a Santorini e quali sono le sue qualità. Santorini è un gioco studiato da 2 a 4 giocatori, ma dà il meglio di sé assolutamente e senza alcun dubbio nelle partite a 2 giocatori. In una sfida uno contro uno si riescono a visualizzare e a notare, a percepire e ad apprezzare tutte le qualità e le caratteristiche di questo gioco, mentre una partita a 3 giocatori già il livello di strategia incomincia un po' a scemare, mentre a 4 giocatori sembra essere proprio una forzatura in quanto si andranno a creare 2 squadre da 2, quindi un po' a voler ricreare una mega partita diciamo da 2 giocatori. Come detto, lo scopo del gioco è estremamente semplice, riuscire a raggiungere per primi la vetta. La vetta corrisponde a raggiungere il livello più alto di una costruzione che ovviamente non sia sormontata da una cupola, in quanto qualora appunto una costruzione dovesse trovarsi con una cupola in cima non è più raggiungibile alla sua vetta. Ma come si gioca a Santorini? Durante ogni turno il giocatore avrà a disposizione 2 mosse, muovere e costruire. Si potrà muovere in una delle sue caselle, delle caselle adiacenti dove si trova una determinata pedina, un determinato operaio per la precisione, quindi fino a un massimo di 8 possibilità di movimento e infine costruire ovviamente le costruzioni di Santorini mantenendo chiaramente l'ordine, non è possibile costruire la cupola diciamo in partenza e poi la base al di sopra, quindi bisogna costruire per cercare di raggiungere poi la vetta. Quali sono le ulteriori particolarità? È possibile nello spostarsi salire di un livello alla volta, quindi diciamo dalla base, dal terreno, non è possibile raggiungere direttamente la vetta, mentre è possibile fare il contrario, quindi è possibile scendere di qualsiasi livello ma salire solamente di uno. Quindi con queste dinamiche di sali, scendi e di spostamenti, dove ogni giocatore cercherà di raggiungere la vittoria per sé, ma nel frattempo anche di ostacolare il proprio avversario che dovrà muovere giustamente entrambe le pedine, perché quando una partita ha 2 giocatori, ogni giocatore avrà a disposizione 2 operai. Quindi, diciamo, alternando queste due movenze si ottiene comunque un gioco abbastanza strategico, interessante e coinvolgente. Il tutto questo senza far uso delle carte divinità, in quanto, come sostiene il regolamento, alle prime partite è bene affrontarlo anche senza questo espediente e vi posso garantire che farete addirittura magari fatica a riuscire a introdurre anche le carte divinità. Magari lo farete giusto per sfizio, per provare a vedere com'è. Qualora voleste provare le carte divinità, queste aggiungeranno delle regole particolari e ogni divinità avrà una propria regola. Quindi un giocatore sceglierà casualmente un dio greco o un eroe diciamo della mitologia greca e ne farà uso utilizzando la sua particolare abilità. Queste sono di svariati tipi, sono 30, quindi la variabilità introdotta da queste carte divinità è assolutamente ampissima. Considerate poi che partite sempre con il terreno assolutamente raso e quindi la libertà di movimento e di costruzione è assolutamente infinita. Per fare un esempio, con Atlante è possibile costruire la cupola su qualsiasi livello, quindi uno può fermarvi subito mettendo la cupola dopo la base.
Oppure, per citare un altro, le stavo guardando qua sotto, c'è Artemide che permette di fare un movimento in più, c'è Dioniso che permette prima di costruire e poi di muoversi. Quindi le regole che possono rendere più varia una partita di Santorini sono tantissime, sono 30 appunto. E quindi una volta fatta una partita, un paio di partite, ma anche 4-5 partite, il gioco non stanca praticamente mai. Se siete in due giocatori, voi, la vostra ragazza o ragazzo, fratelli, e non sapete cosa giocare, Santorini sarà sempre la soluzione perfetta in questo senso. Le carte di divinità sono molto utili anche per quando si giocano partite a tre giocatori, perché riescono a dare una maggior variabilità appunto alla struttura del gioco, mentre, come già detto in precedenza, una partita a quattro giocatori già scricchiola un po' da sé, sembra un po' forse una forzatura. Chiaramente, capiamo che è abbastanza difficile rilasciare un gioco in scatola solo per due giocatori, però sicuramente la struttura e il suo habitat naturale per quanto riguarda Santorini. In conclusione, il gioco di Gordon Hamilton si conferma un caposaldo dei board game. Perfetto per una partita in coppia, da rivedere magari se decidere di affrontarlo in quattro giocatori. Sicuramente, se doveste essere in quattro, personalmente vi consiglierei altri giochi, non Santorini. Ma i pregi di questo gioco sono moltissimi: le carte divinità che possiamo definire, permettetemi il termine, pucciose. La costruzione che riesce a ricreare fedelmente l'idea di Santorini, specialmente una volta che saranno costruite molte più case rispetto a quelle che vedete ora sul nostro tavolo, qualità dei materiali, regole estremamente semplici, intuitive, una strategia ben studiata e ben equilibrata e una grandissima varietà che viene introdotta dalle carte divinità. I difetti, come già detto, sono solo riscontrabili quando si decide di aumentare il numero di giocatori e la natura di Santorini viene un pochino meno. A questo punto non mi resta che invitarvi a scoprire il voto che abbiamo assegnato a Santorini cliccando direttamente sul link che troverete sotto il nostro video. E vi ricordo che ci potete seguire oltre su YouTube, naturalmente sul nostro sito www.nerdgames.it e sulle nostre pagine social, Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo anche che per chi ci volesse ascoltare, di seguire anche la nostra serie podcast A qualcuno piace nerd, che potete trovare sia su iTunes che su Spotify. Mi raccomando, anche commentate proprio nello spazio sottostante a questo video e fateci sapere. Immagino che abbiate già giocato a Santorini e se non lo avete ancora fatto, ve lo consigliamo fortemente. Fateci sapere le vostre impressioni, se vi è piaciuto, quanto vi è piaciuto, quanto avete giocato, se avete avuto dubbi, cosa non vi ha convinto. Mi raccomando, commentate e noi non mancheremo di farvi sapere le nostre impressioni. Grazie mille per averci seguito e appuntamento alla prossima video recensione qui sul canale ufficiale di Nerd Games. Ciao a tutti!